On the first day of Christmas, my true love gave to me. Ora tu hai ripreso l'albero bello, ma riprenda anche me, che insomma tra me e l'albero non si sa chi è più bello. Eccolo. Eccolo lì, bambino di Gesù, eccolo lì. Mi spieghi perché tu ci hai messo un guscio d'ostrica vicino? Perché l'ho scoperto io di sera, il bambinello si scopre a mezzanotte. Ah, pensavo avessi mangiato le ostriche prima di... Insomma, ragazzi, siamo arrivati al Natale 2019 e anche quest'anno Babbo Natale ha portato tanti bei film che ora scarterò come l'anno scorso insieme a voi, augurandovi un buon Natale splendido, buone feste e buon anno. Ora mi seguirete, vi farò vedere il tavolino. E tanta salute. Tanta salute, serenità e tutte le cose che volete. Ora vi farò vedere finché ho ricevuto, perché bisogna parlare di cose importanti, non salute, non serenità, prima le cose importanti. O chi è lui? Buon Natale! Ti ho mangiato pirla! Ti levi un po', vabbè, seguitemi. Allora, ecco qua, intanto c'ho il catetere che mi casca del microfono. Questa è la tavola imbandita, c'è già la sedia pronta dietro per farci mettere a sedere la JoJo a riprendere. E che dire, si inizia a scartare? Sì. Però pigerei stop prima. Oh via, eccoci pronti per aprire regali che arrivano da varie ditte, da Amazon, da DVD Store, dal Media World. Addirittura avevo già iniziato a fare il video, ne avevo già scartato uno e arriva lei, no fermo, si era messa nella posa sbagliata, quindi ora devo far finta che sia richiuso. Che ci sarà qui? Tararan, iniziamo dal primo e vediamo un po', questo arriva da Amazon. Oh ragazzi, qui ci sono dei grandi capolavori, preparatevi perché oggi sono arrivati dei grandi capolavori. Primo fra tutti, il grande capolavoro, ovviamente, Le onde del destino, che è un film meraviglioso, un film che ama la follia di Lars von Trier, un film che tra l'altro ha vinto anche il Gran Premio della giuria a Cannes nel 96, spero si veda bene la copertina, si vede tutto. Purtroppo non si trova in Blu-ray, si trova solo in DVD, ma questo è un grande capolavoro, anche mezzo un po' criticato, insomma Lars von Trier sapete è un regista provocatore, quindi è un regista che insomma fa sempre parlare di sé, ma il film per me è splendido. Quindi questo primo film lo metto qua, poi quelli più importanti e più succosi li apro anche, quelli che hanno solo la plastica e dentro il film non sto ad aprirli. Poi continuando con Lars von Trier abbiamo un altro capolavoro del solito regista, tra l'altro questo è anche un mezzo musical, e cioè Dancer in the Dark con Bjork e Catherine Deneuve, che è un altro film sempre di Lars von Trier con le musiche proprio composte anche da Bjork, spero di aver pronunciato bene la... Catherine Deneuve, tu lo sai l'inglese, non lo so, e infatti. E nulla, queste sono sia Le onde del destino sia Dancer in the Dark, sono due film molto insomma difficili anche da vedere, sono due film molto molto forti, insomma non per tutti, sono film davvero particolari che se non avete visto vi consiglio alla grande perché sono estremamente belli. E poi continuiamo con un altro capolavoro, qui sono tutti capolavori, di Roman Polanski, La morte e la fanciulla, che questo è un altro film che purtroppo non si trova in Blu-ray, ma che è un film fantastico, che se non avete visto vi consiglio alla grande, perché non solo si parla di politica, si parla di dittatura, si parla di tanti temi importanti, come reagireste se vi trovaste di fronte ad una persona che vi ha fatto del male per una vita e per caso vi capita in casa. Insomma, è un film veramente bellissimo, con interpretazioni eccezionali, con Sigourney Weaver, quella di Alien. E vabbè, allora dici tutto te. Ben Kingsley, Stuart Wilson, questi l'ho detti bene, eccoci. Film meraviglioso che mi ha consigliato il grande Adriano, che ringrazio di cuore, La morte e la fanciulla, guardatelo perché merita. Per concludere questo primo pacco di Amazon abbiamo l'ennesimo capolavoro, stavolta è un film in Blu-ray, fortunatamente è un film in Blu-ray e non è un film di Lars von Trier ma di un altro regista provocatorio da morire, cioè Gaspar Noé, un film con Monica Bellucci e Vincent Cassel quando stavano ancora insieme, Irreversible, un film veramente tosto, un film con una delle scene di stupro più feroce, veramente difficile da mandar giù, ma è un film veramente meraviglioso, un film girato con una tecnica, anche con un espediente che non vi svelo, ma che sicuramente gli amanti del cinema potrebbe insomma sorprenderli, ve lo consiglio assolutamente.
E che dire, è un film incredibile, mi immagino l'abbiate visto, fa parte della collana Indimenticabili, ma se non l'avete visto, Irreversibile è un altro film che merita davvero. Quindi il primo pacco contenente Le Onde del Destino, Dancer in the Dark, La Morte e la Fanciulla, Irreversibile è andato. Tutti capolavori, non si può parlare altrimenti perché questi sono davvero grandi film. Quindi questo si mette da parte, ecco lì. E passiamo a... Ecco, in questo sacchetto di plastica, che è brutto da vedere, ci sono più film. Ci sono sia i film che acquistai alla Media World quando c'è stato il Black Friday, sia film che ho acquistato alla Feltrinelli con le promozioni 3x15, sia film che ho ricevuto da Amazon ma che avevo già aperto perché dovevo vedere. Poi vi spiegherò perché, però siccome erano per Natale ce l'ho reinseriti dentro. Primo fra tutti il capolavoro nuovo di Ari Aster, Midsommar, Il villaggio dei dannati, che ho visto insieme a Roberto, avete visto anche il video che ho caricato l'altra settimana, siccome era uno dei film che volevo vedere perché poi tra pochi giorni girerò il meglio del 2019 e questo secondo me poteva farne parte, infatti ne farà parte, ma lo volevo vedere ovviamente prima che arrivasse l'anno nuovo e quindi l'ho aperto ma poi l'ho reinserito nella busta. Ovviamente è già scartato. Questo è un grandissimo film, non ne sto a parlare molto perché ho già fatto un video al riguardo, però potrete vedere che dentro abbiamo sia la Director's Cut, sia la versione cinematografica, perché al cinema durava un tot tempo, mentre nella versione Director's Cut ci sono svariati minuti in più di girato, quasi 40 minuti, e poi abbiamo questa insomma versione DVD per me bruttissima, perché non si può mettere un DVD in una busta di plastica, quindi questo per me è il difetto di questa edizione. Comunque c'è anche la versione DVD in questa bustina di plastica e poi abbiamo una cartolina che raffigura insomma le persone la che la luce si riflette sopra, ecco, no, più vicino. Poi abbiamo, ma non è che per ora tutti i film c'aveva la luce e ci riflettevo sopra, vero? Se no va rifatto tutto. Insomma, questa cartolina che riporta una scena del film, insomma, se avete visto il film saprete cosa accade. Quindi, questa l'ho voluta aprire perché sembrava giusto e doveroso far vedere il contenuto. Quindi, questo purtroppo era già aperto, però Midsommar, Il villaggio dei dannati. Per ora siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5 capolavori. Non si può dire altri termini, perché di fronte a questi film non si può dire altri termini. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo un grandissimo film di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta. Questo è un film che mi fece vedere... ecco, di cui... Cioè, fino ad ora non tu mi ha detto nulla, però... Perché secondo come tu muovi le... E allora mi metto di qua. Sì. La migliore offerta è un grandissimo film di Giuseppe Tornatore. Più basso tu lo devi dire. Eccoci. Questo me lo consigliò per la prima volta Danilo e mi piacque da morire. Saluto Danilo, tutti i miei amici che mi hanno consigliato questi filmoni. È un film veramente bello, un film quasi anche argentiano in certi momenti. È un film veramente che ti fa stare in tensione con un grande colpo di scena. Insomma, per me uno dei migliori degli ultimi anni di Giuseppe Tornatore e se non l'avete visto ve lo consiglio alla grande. La migliore offerta, Giuseppe Tornatore. Poi abbiamo grande film di Alejandro González Iñárritu, Birdman, Le imprevedibili virtù dell'ignoranza, un grandissimo film che ha vinto 4 premi Oscar, fra cui miglior film con Michael Keaton, Edward Norton, dove qua Michael Keaton interpreta un attore ormai in declino che cerca di riprendersi e magari deve andare a interpretare la figura di questo uomo uccello, no? Quindi forse è costretto per ritrovare il successo a interpretare questo uomo uccello che in passato gli aveva dato tanta notorietà. Sa che per ritrovare quella notorietà dovrà ancora reinterpretare, seppur magari non sia nemmeno troppo convinto, quel personaggio lì. Quindi un attore costretto a fare una determinata cosa per ritrovare il successo. Una cosa bellissima, lo ricorderete ovviamente. Lo ricorderete in Batman, Michael Keaton, qua invece Birdman, un film davvero particolare, un film girato con una maestria unica da Iñárritu e che se non avete visto vi consiglio altamente, io non ce l'avevo ancora in Blu-ray, ma ovviamente vi consiglio di recuperarlo e pensate alla cosa buffa, in questo film, questo è un piccolo aneddoto, Michael Keaton interpreta un personaggio che non vorrebbe interpretare l'uomo uccello e pochi anni dopo in Spider-Man Homecoming interpreterà proprio un personaggio, un villain che vola, insomma, interpreterà proprio il personaggio che qua criticava. Quindi vedete gli attori, in un film devono interpretare determinate cose, poi caso strano nel film successivo quasi interpretano invece la stessa cosa, però con la voglia di farla, insomma avete capito, ho fatto un discorso un po' intorcinato, ma Birdman è un grandissimo film.
E poi qua abbiamo un altro grandissimo capolavoro di Giuseppe Tornatore che non aveva ancora originale, cioè La leggenda del pianista sull'oceano, che ho visto e stravisto mille volte, ma che non avevo ancora originale. Ho trovato l'offerta del 3x15 e mi sono preso la migliore offerta, Birdman e La leggenda del pianista sull'oceano, un film che continua a macinare successi ancora oggi, perché pensate che, se non sbaglio, in Cina, seppur questo film abbia anni e anni, è arrivato, se non sbaglio, un mese fa, quindi non si finisce mai di far conoscere il cinema in tutto il mondo. Poi magari mi correggerete se non era la Cina, ma mi pare di sì. Insomma, la sapete, ci sono delle leggi, è difficile, cioè, insomma, il film è arrivato, questo è l'importante. È un grandissimo film che penso tutti abbiate visto, ma se non l'avete fatto ve lo consiglio, perché è un film che fa sognare, un film veramente bello, dura ore e ore, però allo stesso tempo non annoia mai e riuscirà a sorprendere grandi e piccini. Andiamo avanti. Ecco un altro film che avevo già scartato, seppur fosse per Natale, visto che si è parlato di Spider-Man Homecoming. Ecco che arriva Spider-Man Far From Home, che è il sequel di Spider-Man, altro tassello del Marvel Cinematic Universe. Questo è un Blu-ray che mi è arrivato qualche mese fa, che ho visto col mio amico Vaccaro, che saluto perché stavamo continuando la nostra visione del Marvel Cinematic Universe. E questo è il pacchetto con il Blu-ray 3D e il Blu-ray, e ci tengo ad aprirlo anche perché in questa, ovviamente, custodia, sì, abbiamo il 3D e il 2D, ma allo stesso tempo abbiamo anche questo simpatico giornaletto che sarebbe il diario di viaggio di Peter Parker, dove dentro sono, insomma, racchiuse tutte le avventure dell'Uomo Ragno, come se fosse proprio il suo diario, per meglio dire, di Peter Parker, quindi del suo viaggio in Europa. Quindi, che dire, mi piaceva molto questo pacchetto, mi piaceva molto il packaging, mi piaceva molto tutto, e ho deciso di acquistare questa versione piuttosto che la semplice versione col film e basta, perché per un collezionista avere quella cosa in più è sempre una soddisfazione. Quindi Spider-Man Far From Home, che ovviamente è sempre un altro bellissimo film del Marvel Cinematic Universe, che spero abbiate visto, e ovviamente se volete recuperarlo guardatevi tutti quelli prima, se no Poi, sempre con il 3x15, altro capolavoro, La La Land, che ancora non avevo originale, che ho visto al cinema, di Damien Chazelle. Ha vinto 7 Golden Globe questo film qua, è veramente un film che ha saputo folgorare grandi e piccini in tutto il mondo, con un grande Ryan Gosling, una grandissima Emma Stone. È un film che spero abbiate visto, ha vinto anche 6 premi Oscar, 7 Golden Globe, insomma è un film veramente pazzesco. Se amate il musical, se amate le storie d'amore, è un film con una messa in scena straordinaria. Damien Chazelle si dimostra sempre un grande dopo Whiplash, poi ha cambiato un po' stile con First Man, ma allo stesso tempo è un grande. Questo film non ha bisogno di presentazioni, perché sicuramente l'avete visto tutti, l'ha visto anche lui, vero? Yes! Ti è piaciuto? Inquadralo, ti è piaciuto? Tantissimo! Eccoci, basta, questa era la recensione a La La Land. E poi capita anche questo in un periodo in cui per lui le cose non vanno molto bene, Perfetti Sconosciuti, film di Paolo Genovese, che sta, insomma, vivendo una situazione non molto felice in quest'ultimo periodo per i fatti di cronaca che sicuramente conoscerete, però ora non parliamo della vita, ma parliamo dell'artista. Non parliamo della vita della persona, ma dell'artista. Paolo Genovese con Perfetti Sconosciuti ha saputo sorprendere tutti, tant'è che solitamente siamo noi italiani a fare remake di film stranieri, invece questo film è entrato nel Guinness dei primati perché ha avuto la fortuna di aver rifacimenti da tutte le parti del mondo. Quindi i remake di questo film sono usciti in tutte le parti del mondo, dovrà uscire anche la versione americana, almeno penso, poi con i casini di cronaca non so, però ora come ora, fino a qualche mese fa, Perfetti Sconosciuti si era aggiudicato questo primato. Io sono felicissimo perché è un grande film, un film che portando in sala tutti sa far riflettere e sa far divertire. Insomma, è un grande film che vi consiglio assolutamente, ma senz'altro l'avrete visto. Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, sempre, questi l'ho presi tutti con il 3x15 alla Feltrinelli di Milano, stazione centrale, vi dico anche questo. E poi abbiamo anche The Greatest Showman, che è un musical, un film musicale che vidi con l'Elisa al cinema
e che mi piacque da morire. Poi magari nella recensione sono stato anche troppo entusiasta rivedendolo, diciamo mi sono un po' insomma rimesso nei ranghi, però è un grandissimo prodotto per tutta la famiglia, con un Hugh Jackman straordinario che canta e che recita da Dio, c'è Zac Efron bravissimo, c'è Zendaya, insomma è un film che a me piace particolarmente, una messa in scena molto bella. Se non l'avete visto, anche questo ve lo consiglio. Non sto ad aprire questi pacchetti perché ovviamente se anche l'aprissi ci sarebbe solo il film dentro, non c'è niente di particolare, però The Greatest Showman, un film che visto anche per le vacanze di Natale potrebbe piacervi. Se non l'avete visto, fatelo. Poi proseguiamo e poi ora arriviamo a parlare dei film che ho preso al Media World quando c'era il Black Friday. Capolavoro di Clint Eastwood, Mystic River, uno dei miei film preferiti di Clint Eastwood, con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne. Insomma, è un film veramente incredibile, ha vinto 2 premi Oscar per il miglior attore protagonista e il miglior attore non protagonista. Protagonista Sean Penn, Tim Robbins non protagonista. È uno dei migliori film di Woody Allen, buon augurio, di Clint Eastwood per me degli ultimi anni, ed è un film teso, un film che vi farà stare incollati alla poltrona fino alla fine. Chissà come saranno andate le cose, insomma un film che gioca tra passato e presente, ci sono delle cose da risolvere. Non voglio anticiparvi nulla perché è un film da vedere. Mystic River è un film che dovrete assolutamente vedere. Parla di amicizia, insomma amici che crescono, si dividono, poco, ci sono delle sparizioni, chissà cos'è accaduto, che fine ha fatto una persona sparita. Non voglio dirvi di più, vi posso però dire che ragazzi, devo utilizzare nuovamente il termine capolavoro, ma quest'anno io ho comprato tutti i capolavori. L'Esorcista nella sua Extended Director's Cut e versione cinematografica originale. È bellissimo questo pacchetto della Warner Bros. Horror Maniacs, che praticamente ha fatto uscire grandi classici dell'horror con questo veramente design molto bello, con questo packaging dove al suo interno vi sono più dischi, perché ad esempio abbiamo il disco della versione Director's Cut, con addirittura un documentario in 3 parti sulla produzione del film. Quindi, ovviamente, oltre al commento di William Friedkin, e poi abbiamo un altro disco con la versione cinematografica e sempre con altri contenuti speciali, commenti audio anche del produttore e dello sceneggiatore, il grande William Peter Blatty, il documentario del 98, la galleria di interviste e anche il finale originale. Insomma, L'Esorcista è un grande cult dell'horror che tutti avrete visto. Se non l'avete fatto, veramente dovrete recuperarlo al più presto possibile se siete amanti dell'horror. Io non avevo ancora L'Esorcista originale, per meglio dire ce l'avevo in videocassetta, quindi quando ho visto questa nuova edizione di Horror Maniacs non ho veramente resistito e l'ho comprata. Si vede bene, Gio già zoomato. Allunga il braccio. No, perché ora non vorrei poi rivedere il video. Zoomando. Basta che tu allunghi il braccio. Ma fino ad ora si è visto per benino. Sì. No, perché mi ricordo nel video dell'anno scorso tutto qua e te tu eri lì, quindi... Oh, e poi il capolavoro di Marco Bellocchio, Il Traditore con Pierfrancesco Favino, grandissimo film che ho visto al cinema con Danilo e che fortunatamente ora ho qua tra le mie mani perché lo voglio vedere, lo voglio far vedere anche al tamburo lì che è 2 ore e guarda il cellulare. Il Traditore va visto, va a vedere. Oggi si guarda. Oggi è Natale. Fammelo vedere. Film che parla di? Di cosa? Di? Traditore. E chi è il traditore? Film sulla vita di Tommaso Buscetta, Il Pentito di Mafia, con una grandissima interpretazione di? Non lo so. Pierfrancesco Favino. Ecco. Un amico. Sì, esatto. Si vede che lui è ferrato sull'argomento. Comunque davvero Bellocchio fa uno dei film più belli dell'anno. Peccato che alla fine nella short list dei film per gli Oscar per quanto riguarda il miglior film straniero non sia stato scelto, ma già il fatto che sia stato candidato è una grandissima soddisfazione per noi italiani. Il Traditore. Ecco qua, film che vi consiglio assolutamente. Tra l'altro di questo trovate anche la recensione sul canale. Non ho detto che la recensione sul canale la troverete anche di Perfetti Sconosciuti, di The Greatest Showman, di La La Land, di Spider-Man Far From Home, di Midsommar e basta per ora. Comunque del Traditore la troverete, è arrivata a più di 8.000 visualizzazioni, quindi meno male. E poi abbiamo altro capolavoro dell'animazione, questa volta sono tutti capolavori. Toy Story 4, visto al cinema con l'Elisa, la mia saga animata preferita. Io non sono un grande cultore dei cartoni animati, ma Toy Story ovviamente per me è nel cuore da quando sono bambino. E Woody e Buzz Lightyear. E questo quarto capitolo è
meraviglioso. Questo quarto capitolo è veramente emozionante, coinvolgente, per certi aspetti mi è piaciuto anche più del terzo, che era perfetto. Di questo troverete la mia recensione sul canale. È un film per bambini, per grandi, per anziani come lui, insomma è un film per tutti, e vi invito a recuperarlo. Ovviamente guardatevi prima i primi tre. E quindi questo è finito, ma non sono finiti i film, quindi questo si butta lì. E passiamo ad un altro, a un altro pacchetto. C'ho anche uno starnuto, aspetta. No. Yahoo! Poi, allora, passiamo a questo. Qui che ci sarà? Qui si torna ad Amazon, c'ho il mocico ma me lo lascio. E vabbè, qui abbiamo un grandissimo, indovina qualche termine sto per usare? Capolavoro di Lars von Trier. Questo è un porno d'autore, oserei dire. Nymphomaniac, un grandissimo film meraviglioso sulla vita di una ninfomane che volevo vedere al cinema, ma che purtroppo ai tempi, non stando ancora a Milano, non era arrivato in tutti i cinema, anche perché in Toscana era arrivato, ma anche nel resto del mondo, diciamo, d'Italia, nella versione censurata. Questa invece è la versione integrale. La versione integrale non l'ho mai visto, ovviamente un film vietato ai minori di 18 anni, ma che film è? Quello si interessa, è maiale, come parlo. No, di... che film è? Nymphomaniac. Ma non lo guardare. No, ma l'ho già visto, non ho visto non la versione. Non lo guardare, ponti di crescia più una barba. Ok, Lars von Trier, come sempre regista provocatore, infatti di Lars von Trier abbiamo già Le onde del destino fra i regali, Dancer in the Dark, e poi abbiamo anche Nymphomania, che io non vedo l'ora di rivederlo, perché è un grandissimo film. Due di ninfomani? Due cose di ninfomani? No, è la storia di una ninfomane, vabbè. Grandissimo film. La ninfomane sa chi è, uno fuma molto. Sì. Allora, poi andiamo avanti, qui cosa ci sarà? La gioia che tutti gli anni quando tu fai il video tu hai una malattia, anche l'anno scorso tutto ossivi, e qua abbiamo, io non ce l'avevo ancora originale, il cofanetto della trilogia prequel e originale di Star Wars. Praticamente in questo cofanetto sono racchiusi i 6 film, episodio 4, 5, 6, episodio 1, 2 e 3. Questo pacchetto, ci tengo ad aprirlo, contiene il dischetto, sì, contiene il pacchetto 9 dischi, 6 film e oltre 50 ore di contenuti speciali. Trovati in offertissima su Amazon, perché questo costerebbe più di 80 euro, io l'ho trovata a 22, non si sa com'è possibile, però grande botta di culo che sono entrato su Amazon quel giorno che era in sconto. Ogni tanto bisogna guardare. Questo ci tengo ad aprirlo perché voglio vedere, sono proprio curioso di vedere com'è dentro. Allora, ovviamente mi manca ancora originale episodio 7 e 8, che sono due grandissimi film. Poi per completezza vorrò avere originale anche l'ultimo, che non mi è piaciuto, però insomma per completezza, se ce l'ho tutti, mi piacerebbe poi avere anche L'ascesa di Skywalker, che secondo me va veramente a far del male a tutto quello che c'è stato prima, però si sa, è andata così, e la recensione l'avrete vista o la troverete sul canale nel caso non l'aveste fatto. Allora, qui ovviamente abbiamo, sentite che bella custodia liscia, La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, che sono episodio 1, 2 e 3, Una nuova speranza, L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, episodio 4, 5 e 6. Guardate che bellezza, guardate che bel patocco che è. Apriamo insieme. Madonna santissima, eccoci, ora te lo dicevo. Oh, che caschio, sì, oh stronzo, oh mio uomo. Guerre. Sì, ma stellare, ma poi da dove è venuto via? Ma non c'è un petto un po', non c'è un mi dire, c'era un disco così messo, ah no, eccolo qui, dicevo, oh, rimesso, guardate là. Ovviamente, episodio 1, La minaccia fantasma, oserei dire il peggiore dopo L'ascesa di Skywalker, però se La minaccia fantasma si salva in extremis, perché comunque riconosco anche la voglia e il coraggio che ha avuto George Lucas di sperimentare un qualcosa di totalmente nuovo, ma secondo me nel periodo sbagliato, perché come ho già detto Peter Jackson nello stesso periodo ci dimostrava tanto altro con Il Signore degli Anelli, però comunque è un film a cui sono affezionato e con i suoi mille brutti difetti comunque riesce a, secondo me, colpire lo spettatore ed è carino. L'attacco dei cloni, episodio 2, un punto in più gli si dà. Star Wars episodio 3, forse perché c'è anche Spielberg, ha brillato tanto, infatti per me è bellissimo. E poi arriviamo ai grandi film,
E vabbè, Star Wars è una nuova speranza, è l'unica volta che George Lucas ha avuto, oltre alla bellissima idea di creare questa saga, ma anche la voglia di dirigere bene qualcosa. Quindi Star Wars 4 è una nuova speranza, è meraviglioso. Il 5 è il capolavoro, per me è il più grande film della saga di Star Wars. Poi abbiamo Episodio 6, ovviamente, altro grandissimo film, Il ritorno dello Jedi, e poi abbiamo il disco, il primo disco, bonus disc, con gli episodi, i contenuti extra degli episodi 1, 2 e 3. Poi abbiamo disco 2, badate, Lando Calrissian, con gli episodi dal 4 al 6, i contenuti extra, e poi un altro disco con documentari e parodie. Io non vedo l'ora di, non subito, però non vedo l'ora di rivedere, visto che l'ho rivisti poche settimane fa su Sky, ora non mi rimetto a rivederli tutti, però quando lo riguarderò non vedo l'ora di vedere tutti i contenuti extra. Quindi grandissimo cofanetto, Star Wars, una saga comunque intramontabile. Dunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Te sta continuando a riprendere? Questo era, si era aperto da sé. Ah, perché qui questo, ragazzi, l'avevo già fatto vedere, ma visto che qua si vede, ho ripreso il pacchetto. Questo me l'ha regalato il grande Adriano, la grande fuga, ma me l'ha regalato per il compleanno. Mi sa che ancora non l'avevo fatto vedere in nessun video, quindi siccome ne parlavamo, dopo c'era una volta a Hollywood, parlavamo della grande fuga, Adriano gentilissimo per il compleanno me l'ha regalato, io non vedo l'ora di vederlo perché non l'ho mai visto. Quindi che dire, la grande fuga, grazie. Dovrebbe essere anche il bigliettino dentro. Ecco qua. Auguri di una vita piena di emozioni e soddisfazioni da Adriano. Grazie mille di cuore, grazie mille di insegnarci il vero e il grande cinema e di illuminarci tutti i giorni su grandissimi film. Quindi La grande fuga, questo lo tengo con il bigliettino sopra perché non lo voglio perdere. Tutti oggi si guardano, tutti. Andiamo oltre, andiamo qua e vediamo cosa c'è. Sempre Amazon. Ora voglio vedere quello che ti ho fatto a me. Sì, vabbè, ma quello non si mette mia nel video. Per te c'è un cavallo a dondolo. Allora, quello che ho fatto io c'è. Aspetta, perché qui mi sa che c'è da strappare ogni ossa. Oh, guardate un po' che bellezza qua. Occhio a non tappare il microfono lì con la mano di là, occhio. Qui abbiamo un cofanetto meraviglioso della Midnight Factory della Mosca. La Mosca Film Collection, la Midnight Factory, lo saprete. No, c'è la Mosca, no. Eh sì, poi ti buca. Lo saprete che la Midnight Factory ogni tanto tira fuori queste perle e questo grande cofanetto con 6 ore di contenuti extra, oltre 6 ore di contenuti extra, che contiene anche 5 cartoline da collezione, ma ora lo apro, presenta L'esperimento del Dottor K, disco 1, La vendetta del Dottor K, disco 2, La maledizione della mosca, disco 3, poi abbiamo La mosca, il grande capolavoro che tutti conoscerete, La mosca 2 e il disco 6 con gli extra. Ma questo ci tengo ad aprirlo perché la Midnight Factory fa delle edizioni veramente fantastiche e non aprirlo sarebbe da sciocchi. Bisogna stare attenti perché io... No, a denti, che non si sbecchino lati delle custodie. Forse se tu usi le forbici. No, bisogna stare attenti, con le forbici si rischia di danneggiare. Ti ricordi La mosca? Tu l'hai vista anche te, eh? Te ne ricordi la mosca con Jeff Goldblum? Dove lo vedesti? Non te l'hai visto. Ti era piaciuto? Sì. Allora. Marimma buona. Ecco qua. L'ha visto te, babbo, La mosca? Io vedi a Zanzara. Sulla scomposizione molecolare. Bellissimo. David Cronenberg. Allora, ecco qua. Grandissimo box da collezione. Mamma mia, che guardate poi bello, hanno fatto proprio come al solito. Il pacchetto come se fosse un libro che si apre, guardate bello, con le immagini proprio dentro. L'esperimento del Dottor K, film che non ho mai visto e che non vedo l'ora di vedere, con il dischetto qua, vedete, proprio come se fosse un libro. Che genere? Horror, un body horror. La vendetta del Dottor K,
Guardate, bello, sempre a mo' di libro con dentro il dischetto, si vede bene, sposa. Poi La maledizione della mosca, questi erano film proprio in bianco e nero, non vedo l'ora di recuperarli. E poi abbiamo La mosca, e questo è il capolavoro che ho visto. La mosca, film bellissimo, film straordinario. La mosca 2 non lo vedo da quando sono piccolo, quindi me lo ricordo poco, ma insomma... Mamma mia! In questo cofanetto c'è tutto, c'è proprio tutto, e poi dischi di contenuti extra. Con il libro poi continua, guardate... Con a cura di Notturno, se non erro, che è la rivista mensile che io compro tutti i mesi, dovrebbe essere a cura di Notturno, ma non vorrei dire una bischerata, perché solitamente è Notturno che no, si occupa giorno, no. Ok, e qui c'è il librino che praticamente parla della lavorazione dei film, e quindi questo sarà tutto da leggere. La meravigliosa scena del braccio di ferro ve la ricorderete, quindi guardate un po', io non vedo l'ora di gustarmelo per bene, però ci tenevo a farvelo vedere. Ma siccome non siamo contenti, hanno aggiunto anche le cartoline da collezione nel pacchetto, hanno aggiunto le cartoline, quindi mamma mia, guardate che bellezza. La mosca, Il ritorno della mosca, che bellezza, La maledizione della mosca, La mosca, La mosca 2, Tale padre, tale figlio, mamma mia, che meraviglia, non vedo l'ora di rivedere tutto, rimettiamo tutto per benino, grandissima Midnight Factory, è uscito anche il cofanettone, quello contenente tutti i film di Halloween, ma quello si aspetta a comprare, quando diminuisce di prezzo. Allora, rimettiamo tutto per benino, rimettiamo a posto, questo ci tenevo ad aprirlo e a farvelo vedere con la massima precisione. Allora, Maremma Sound ci rientra, l'ha fatto apposta, mettilo della costa. Così. Sì. Maremma ora te lo dice. Oh, c'è entrato, meno male, c'è entrato, quindi La mosca. Poi. Guarda che cascano tutti per terra. No, se cascano per terra poi vanno ricomprati tutti, quindi speriamo di no. La torre di Babele. Andiamo avanti e sempre Amazon. E qui abbiamo due grandissimi film di Woody Allen, e cioè Crimini e misfatti è un grande film di Woody Allen, purtroppo si trova solo in DVD, uno per me dei migliori film di Woody Allen, un film che ha dato il là per altri grandi film come Match Point, per altri film come Scoop, insomma Crimini e misfatti ha dato il via a determinati film di Woody Allen sul caso, sul destino. Quello che vediamo in Crimini e misfatti lo vediamo anche in altri film, ma da punti di vista differenti. Magari vediamo la stessa cosa, che però non va sempre nel solito modo. Quindi Woody Allen, come dico sempre, è un regista da scoprire dall'A alla Z. Per capire appieno Crimini e misfatti dovreste aver visto tutto quello che c'è dopo e tutto quello che c'è prima di Woody Allen, perché non sono semplici film, ma sono collegamenti meravigliosi nella storia del cinema alleniano. Crimini e misfatti, grandissimo film che aggiungo qua alla mia collezione. Sempre di Woody Allen abbiamo uno dei capolavori di Woody Allen, questo si trova in Blu-ray, Manhattan. Per me, insieme a Crimini e misfatti e Addio Annie, è uno dei più bei film di Woody Allen, un film dove si riprende Manhattan in maniera eccezionale, dove si fa uso del bianco e nero, ma è un bianco e nero che colora di più di qualsiasi luce, è un qualcosa di meraviglioso, il contrasto, l'immagine, poi con una sceneggiatura scritta ad hoc, con quell'umorismo fine e raffinato, dove Woody Allen racconta anche un po' se stesso, però non voglio anticipare troppo il film, spero l'abbiate visto, e nel caso non l'aveste fatto dovrete vederlo. Manhattan, grandissimo film che nel 79 ricevette anche 2 nomination all'Oscar. Quindi andiamo avanti, siamo quasi addirittura di arrivo, ma è finita, ma si dice alla fine. Andiamo avanti, è più di un mese che li metto da parte, e qui, visto, si parlava di Woody Allen, torna Woody Allen e torna un altro film che deriva da Crimini e misfatti, e cioè Scoop praticamente è un grandissimo film di Woody Allen con Hugh Jackman, proprio Woody Allen protagonista, Scarlett Johansson, dove si praticamente fa vedere la stessa storia per certi aspetti di Match Point, che era il film dell'anno prima sempre con Scarlett Johansson, ma se Match Point era insomma un thriller, qua vediamo una storia simile ma sotto forma di commedia, dove comunque quando si deve andare a fondo si va a fondo, e dove comunque la genialità di Woody Allen spicca, e dove rivediamo una stessa cosa ma
con certe dinamiche differenti, perché la bellezza di Woody Allen è che molto spesso in tanti film racconta le stesse cose, ma in un film la cosa va a finire in un modo, nell'altro film in un altro, insomma fa sempre riflettere su come nella vita le cose potrebbero andare. Scoop, sarebbe uno scoop se mi diceste che non l'aveste visto, quindi guardatelo, Scoop, e questo fortunatamente come Manhattan si trova in Blu-ray. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, è qui, devo mi sa ringraziare Adriano nuovamente, perché è arrivato un Blu-ray da parte di Adriano, infatti fammi vedere, vediamo se c'è il bigliettino, ecco qua, intanto mi regala il Grinta dei fratelli Coen. Abbiamo parlato molto spesso sul gruppo di cinema che abbiamo su WhatsApp del Grinta. È un film che non ho mai visto e già lui mi iniziò al cinema dei fratelli Coen regalandomi Non è un paese per vecchi. Ora mi ha regalato il Grinta, non vedo l'ora di recuperarlo, con Jeff Bridges, Matt Damon e Josh Brolin, e sicuramente sarà un grande film. E mi scrive: un piccolo pensiero natalizio per un grande western con cui ti invito a continuare la scoperta dei Coen. Buona visione. Grazie mille, come disse Garibaldi. Il Grinta, come te. Vada, se un sembra il Grinta lui, eh? Un sia pisce se il babbo è lui o quel cosino verde c'è accanto. Chi è? Io. Va bene. Grazie mille Adriano, dovrebbe arrivare anche il regalo di Danilo, questo lo voglio dire, ma purtroppo non sarà in questo video perché col Natale di mezzo arriverà dopo le feste, ma non preoccupatevi che dopo le feste vi mostrerò anche il regalo di Danilo e sono molto curioso di sapere di cosa si tratti. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, quasi arrivati alla fine, ma ancora no. Da quant'è che si sta riprendendo, Giova? Circa 35 minuti. E va bene, la gente è abituata molto di più con me. Le braccia no. Allora, è qui... Vi ricordate L'Esorcista con Horror Maniacs? Vi ricordate? Ve lo ricorderete. Altra edizione della Horror Maniacs di Shining, l'Extended Edition, che ho avuto la fortuna di vedere al cinema e troverete la mia recensione sul canale. Include la versione estesa del film da 144 minuti. Sempre il packaging ottimo, bellissima questa collana della Horror Maniacs. Grandissimo film, grandissimo capolavoro intramontabile di Stanley Kubrick con un grandissimo Jack Nicholson, Shelley Duvall. Film che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. E Gianni Morandi. Sì, e Renato Zero. Che ovviamente ho la fortuna ora di possedere in versione estesa. Shining è tornato anche nelle sale per un po' di tempo e io per due sere sole io ebbi la fortuna di vederlo. Poi, ultimi tre pacchetti. Ultimi tre pacchetti. Dimmi Giorgia, lo sposto. Oh, e qua invece abbiamo un libro, un grosso librone. Voi saprete, per chi mi conosce, che io sono cresciuto con la commedia. Io amo le commedie, alle elementari, mentre gli altri guardavano i cartoni animati, io mi alzavo la notte per registrare film di Vitali. Ti ricordi, Giorgia, quando ti faceva alzare la notte? Perché i primi tempi si alzava lei per registrarmi Pierino. Poi inizia io, guardavo Zorro, guardavo i film comici. Anni di notte c'era Zorro. E poi più tardi c'erano anche film di Pierino, c'erano quelli lì, e io mi sono comprato... Poi c'era anche il clown da registrare. Il clown, vi ricordate la serie tedesca Il Clown? Va bene. Marco Giusti, il grandissimo critico e conduttore di Stracult, uno dei miei programmi preferiti che seguo da quando sono piccolo, fa uscire questo grandissimo libro, Dizionario Stracult della Commedia Sexy. Guardate che bellezza, questo praticamente... Avvicinalo, giralo, fallo vedere bene. Questo è un grandissimo libro curato dalla Blockbuster Edizioni, il grandissimo negozio di cinema a Milano dove prima o poi dovrò andare, e Marco Giusti, critico, autore televisivo, praticamente scrive questo libro dove dentro sono riportate tutte le commedie con tanti... L'Americana dalle poppe d'oro, questo non l'ho mai visto neanch'io, però insomma non solo ci sono tutte le foto, ma sono anche spiegate tutte queste commedie che alcune potranno essere carine, alcune belle, alcune brutte, alcune bellissime, alcune bruttissime, ma allo stesso tempo hanno fatto la storia di un certo tipo di cinema, quindi nel bene o nel male bisogna sempre parlarne, e sicuramente vedendo questo libro anche come studio mi verrà voglia di rivederle tutte. Quindi già da qui guardate un po' Gloria Guida, Alvaro Vitale, Gianfranco D'Angelo, quanta bella gente, non vedo l'ora di recuperarmi questo libro, di leggerlo tutto, e mentre lo leggo rivedere tutti i film di cui parla. Sai perché Johnny Torretti non aveva la patente? Perché a casa Gloria Guida. Ok, sì, lo sapevo. Va bene. Mamma mia.
battutona del grande Nicio Giustini, a cui mandiamo sempre un bacio, che lui ovviamente. Poi grande Nicky, un abbraccione. E poi abbiamo un pacchetto da DVD Store, dvdstore.it. Apriamo. Occhi alle mani. Meglio le mani che i film, ovviamente. Se si deve rovinare qualcosa, meglio un dito. No, sì. Che per aprire questi ci vuole... Aspetta, ma se io l'apro di qua? Perché sono proprio furbo, Sono gli ultimi due pacchetti, cosa ci sarà? E poi per un anno ci pensi, Giorgia? T'avevo detto, appoggiale! Non si può. Qua abbiamo. Ecco, qua abbiamo una produzione Home Movies, Don't Trip volume 2. Don't Trip praticamente è un film che vuole unire insieme più episodi horror di registi italiani indipendenti. Avevo apprezzato la prima parte, Don't Trip, che ho in DVD. La seconda parte ancora non l'avevo comprata, quindi sostengo il cinema indipendente. Don't Trip volume 2, anche qua abbiamo 7 storie per 7 registi diversi, molto differenti fra di loro da quel che ho letto. E niente, voglio proprio vedermi questo film, sono curioso. Vedo già che alcuni dei registi sono quelli che avevo trovato nella prima parte, alcuni episodi della prima parte mi erano piaciuti molto, quindi grande Home Movies che insomma distribuisce e dà spago a questi film indipendenti, quindi Don't Trip volume 2. Poi ecco, si torna a Woody Allen, Match Point, ne parlavo prima. Crimini e Misfatti è il padre di Match Point. Match Point è il fratello di Scoop. Non mi ripeto, però anche qua Scarlett Johansson, un grandissimo Jonathan Rhys Meyers. È un film incredibile, uno dei film considerati più belli degli ultimi anni di Woody Allen, che vi consiglio, per me è un altro capolavoro del maestro Woody Allen e vi invito a vederlo perché vi piacerà, però è giusto che lo vediate avendo visto i film precedenti per poter capire tutta la sua poetica. Poi altro film italiano che ho voluto comprare e sostenere, Color from the Dark di Ivan Zuccon, un altro horror indipendente che ho comprato grazie ad Home Movies, di cui ho sentito parlare molto bene. Ne ho sentito parlare su insomma siti internet che parlavano di horror, ho sentito recensioni molto positive. Ivan Zuccon mi aveva già sorpreso in altri film a episodi della Home Movies, quindi sono molto curioso. Prodotto e diretto da Ivan Zuccon. Suonano il campanello, noi si deve finire il video, quindi vai giù. Ora vai giù. Quindi Color è un minuto, digli che si arriva, ora si sta finendo il video. Color from the Dark. Poi abbiamo altro film italiano che ho sostenuto grazie ad Home Movies, Abracadabra. Abracadabra è un altro film. Vai, un secondo, non stoppare. Abracadabra è un film italiano di Luciano Onetti e Nicolas Onetti. Non vedo l'ora di vederlo, anche perché già dalla locandina sembra rifarsi a Dario Argento, a Sergio Martino, a Mario Bava, a Lucio Fulci. Non vedo l'ora di recuperarlo. E niente, quando poi li avrò visti, ovviamente li recensirò sul canale. Questo è stato un po'... Avrete visto che tutti i film che ho comprato, almeno nella maggior parte dei casi, li avevo visti tutti. Questo è uno dei pochi, insieme a Color from the Dark, Don't Trip volume 2, Il Grinta, che ancora non avevo visto. Quindi sono più quelli visti, ma sicuramente anche quelli che non ho visto poi li recensirò sul canale. E ora ultimo pacco, siamo giunti in fondo, Amazon Prime, l'ultimo pacco pronto per essere visto, scartato. E qua abbiamo un altro grandissimo cofanetto della Midnight Factory, Halloween. Questa non è l'edizione con tutti i film, perché sarebbe ovviamente troppo in questo momento anche dispendiosa, come si dice, troppo costosa, no? Dispendiosa. Sarebbe troppo costosa, ma mi sono limitata a comprare Halloween, la notte delle streghe, limited edition, 4K, più Blu-ray, più book da collezione. Contiene anche una cartolina da collezione, e guardate quanti contenuti extra di questo capolavoro di John Carpenter, cioè meraviglioso, il film che ha dato il là a tanti altri film e a tantissimi sequel, che a parte il 2 sono veramente brutti, di Halloween, a parte poi Halloween, quello dell'anno scorso, che è stato
riproposto in sala, che ignora tutti i film dal 2 in poi, cioè anche il 2 non è compreso, e quello mi era piaciuto molto. Per il resto gli altri meglio anche dimenticarseli, li vorrò avere nel cofanetto originale per completezza e li comprerò poi, però ora ci tengo un attimo ad aprirlo perché è un'altra grande edizione della Midnight Factory, e quindi per ultima cosa questo va aperto senza altro, perché non è un semplice dischetto messo in una custodia blu, queste sono grandi confezioni e quindi vanno mostrate. Intanto c'è il babbo giù che sta tenendo sulla porta tutti quelli che ci vogliono venire a fare gli auguri, ma si sa, il cinema è fondamentale, quindi guardate un po', che sentite che custodia liscia, liscia come la tua pelle, Giorgia, guardate un po', sempre a mo' di libro, al Maremma sul Ciuo, Halloween, la versione 4K, io ancora non ho il 4K, non mi interessa neanche averlo il 4K, ma giusto per averlo in collezione, perché c'era presente. Poi, la storia di Halloween, la storia di Carpenter, della lavorazione, guardate bello, guardatela con Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, giovanissima. Insomma, poi mi leggerò tutto. Halloween, la notte delle streghe, con il Blu-ray e il disco dei contenuti extra. E poi abbiamo una grandissima card da collezione, Halloween. Halloween che, come tu sai, è il 31... 8. Brava, vedi, tu hai anche studiato. Quindi che dire, ragazzi, io penso, li voglio contare per vedere quanti sono, però... Anche questo Natale, Babbo Natale è stato buono, gli sconti sono stati fondamentali, perché altrimenti chissà quanto sarebbe costato il tutto, ma basta entrare nei siti nel giusto momento. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, perché qui ci sono 5 film, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, perché qui ce n'è altri 6, 23 e 24, perché qui ce ne sono 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, più il libro Dizionario Stracult della Commedia Sexy. Guardate che bellezza, guardate che bellezza. Io così vi saluto, vi auguro ancora uno splendido Buon Natale, mi raccomando continuate a seguire il canale, ditemi nei commenti se questi film li avete visti, se vi sono piaciuti i miei acquisti e se sarete curiosi di vedere il mio video che girerò a gennaio sul meglio del 2019. Ancora tanti auguri di Buon Natale da me e da lui, un saluto con la tromba e con l'imbuto e, come disse Garibaldi, grazie mille, grazie mamma del video, e il babbo è andato non si sa dove. Buon Natale, ciao! Five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me.